Ciao a tutti, benvenuti sul canale di Teologia 1 del professor Walter Binni. Questa è la sezione dedicata alla pedagogia di Dio. Il tema su cui riflettiamo oggi è specificamente sul termine pedagogia di Dio, cioè su come il Signore ha iniziato questa avventura pedagogica e come San Paolo nella lettera ai Galati al capitolo 3, versetto 24, ci dice esplicitamente la Torah è come un pedagogo che ci porta a Cristo. Cerchiamo di riflettere su questo versetto e parallelamente teniamo in considerazione i primi tre comandi, le prime tre parole che al capitolo 20 di Esodo, dai versetti 1 al versetto 7, ecco, vengono proposti come prime tre parole che il Signore consegna al suo popolo, come popolo e come individui, come a ciascuno di noi, per renderci più chiaro che cosa significa che la Torah è un educatore che ci porta a Cristo. La prima cosa che dobbiamo fare è sottolineare come il termine Torah, che viene tradotto con nomos in greco e quindi in italiano viene reso con legge, in realtà è un termine molto più complesso che racchiude al suo interno significati come l'insegnare, come il dare una direzione, come l'educare. Quindi la Torah è tutto ciò e molto di più. Quello che a noi interessa, tuttavia, in questa sede è proprio sottolineare questi aspetti. Laddove la Torah è evidentemente un cammino che ci svela l'intento del Signore di insegnare, di educare e di dare una direzione al suo popolo e a ciascuno di noi. Questa direzione, questo insegnamento, questa educazione partono da una parola che troviamo appunto nei comandi, nelle parole che il Signore ci consegna. Ascolta Israele. Tutto il cammino educativo per il popolo di Israele e anche per noi, popolo cristiano, parte da una disponibilità all'ascolto. Ascoltare significa mettere a disposizione tutto il nostro corpo, tutta la nostra persona, tutta la nostra mente, tutto il nostro cuore a disposizione del Signore per ricevere la sua parola. Quando il Signore consegna questi primi tre comandi, che potete andarvi a rileggere e a ritrovare in Esodo, li consegna prima degli altri perché ci dice, diciamo, una gerarchia anche di passi che vanno fatti nel percorso di maturazione della persona umana, nel corso della, come si può dire, della maturazione della nostra teshuva, della nostra conversione. E quindi nel cammino della vita c'è una progressione che rispetta la persona, che rispetta il popolo in cammino e che tuttavia segna il passo, ci dice alcune tappe che vanno rispettate. Il Signore, attraverso i primi comandi, infatti, ci dice prima di tutto che qualsiasi relazione, qualsiasi intervento educativo, qualsiasi insegnamento che noi percorreremo durante la nostra vita deve avere come fondamento l'ascolto di Dio, quindi la relazione con il Signore, il rapporto con Lui, che è imprescindibile. Quando noi osserviamo il percorso di crescita, il percorso evolutivo e dei bambini, sappiamo attraverso gli studi che sono stati fatti nel corso dei secoli che la relazione base che permetterà a ciascun bambino di sviluppare le competenze e le abilità necessarie per costruire tutte le relazioni della vita, prendono il via e trovano fondamento nella relazione con i genitori, con il padre e con la madre. In assenza di essi è stato coniato il termine caregiver per indicare
genericamente chi si prende cura del bambino, laddove non ci sia la grazia e l'opportunità di avere un padre e una madre presenti nella vita quotidiana. Sta di fatto che comunque ciò che è evidente è che ci debba essere una relazione, una base relazionale, che nell'optimum, diciamo, nell'auspicabile caso che auguriamo a tutti, deve essere con la madre e col papà, quindi una doppia relazione che sia integrata e integrante per il bambino. Ci deve essere questo piano che ci permette poi di fare tutte le altre esperienze della vita e di costruire tutte le altre relazioni. Parallelamente e ancora più profondamente e in una maniera ancora più intrisa di verità, possiamo intuire come la relazione con Dio debba essere fondamentale, fondante per sostenere, informare, quindi dare forma e dare significato a tutte le nostre altre relazioni, come a dire che ci debba essere quell'imprinting, quella forma originaria che noi diamo al nostro cuore, alla nostra mente, al nostro essere in relazione con, lo dobbiamo trovare nella relazione con Dio. La relazione con Dio quindi passa anche attraverso la Torah, che diventa un pedagogo che ci porta a Cristo e che quindi funge da strumento. Naturalmente noi sappiamo che la legge non è il fine, non è fine a se stessa, ma è uno strumento che il Signore trova per tracciare delle vie di incontro, dei sentieri di incontro dove Lui si fa presente nella nostra vita e nelle nostre relazioni. In Esodo, capitolo 24, versetto 7, il popolo dice: tutto ciò che il Signore ha detto lo eseguiremo e lo ascolteremo. Ecco, c'è quindi prima un'urgenza di fare nella misura in cui io mi fido di ciò che ho ascoltato dal Signore, quindi ascolto, faccio e ascolto ancora. C'è come un'alternanza necessaria tra il fare e l'ascoltare che e integra all'interno del nostro essere un atteggiamento di totale fiducia e totale abbandono alla volontà di Dio. Il Signore ci guida per piccoli passi, sa dove possiamo andare e cosa possiamo fare. Pian piano ci conduce con pazienza. Se abbiamo fiducia nella sua azione, non avremo paura di consegnarci anche totalmente, seguendo la sua legge, insieme ai fratelli che fanno il cammino con noi. Dio educa in tanti modi. Prima di tutto, Dio educa svelandoci la propria identità. Ci dice chi è. Ricordiamo l'episodio con Mosè. Ci dice chi è perché dicendoci chi è lui, pian piano ci educa a scoprire chi siamo noi. Lo fa in modo graduale, accompagnandoci con pazienza, con tenerezza, a volte anche con energia. È una relazione che al contempo ci educa e ci fa evolvere in una dimensione personale, ma anche in una dimensione collettiva, cosa che forse talvolta ci dimentichiamo. Ecco, questi due binari devono sempre andare insieme. Quando il Signore stabilisce una relazione con noi, desidera stabilirla su due piani, considerando la nostra individualità, la nostra persona, le nostre peculiarità, ma considerando anche il contesto relazionale, storico, sociale all'interno del quale siamo inseriti. Camminiamo quindi con i fratelli. Il Signore ci educa attraverso proposte di conversione che implicano talvolta anche rovesciamenti di prospettiva. Ricordiamo la parola conversione in ebraico richiama proprio il concetto del rovesciamento. Quindi convergere, convergere, ok, convertere e anche rovesciare. Questi sono
due aspetti della conversione che naturalmente possono riguardare la nostra persona individualmente, ma che poi vanno anche ad arricchire e in qualche modo a coinvolgere anche i fratelli che sono sul sentiero con noi. Il Signore ci educa anche per liberarci dalle nostre categorie, dalle nostre pretese, dalle nostre attese talvolta costruite su idee che ci facciamo noi, che tuttavia non corrispondono alla visione del Signore. Talvolta il Signore trova anche sentieri che non avevamo pensato, che ci paiono tortuosi, che ci paiono forse anche insensati lì per lì. Tuttavia la legge è pedagoga, la Torah è pedagoga perché ci accompagna attraverso i sentieri della nostra vita, dandoci dei riferimenti per rimanere costantemente in relazione con il Signore. Speriamo di avere condiviso qualche pensiero utile e vi ricordiamo di ricordarvi nelle vostre preghiere perché siamo tutti in cammino e perché il Signore possa accompagnare il suo popolo con pazienza anche attraverso i sentieri più difficili verso la conoscenza del suo amore. Vi ringraziamo, vi ricordiamo che se vi fa piacere potete iscrivervi al canale. E alla prossima. Ciao!